Allora, la prima cosa per diagnosticare la sensibilità al glutine è escludere che il soggetto sia un soggetto celiaco e quindi fare gli anticorpi antitransglutaminasi che risulteranno negativi, che sia un soggetto allergico al grano e quindi vedere che gli anticorpi IgE verso il grano sono negativi. E poi, una volta che noi sappiamo clinicamente che il nostro soggetto soffre di gonfiore di stomaco o di coliti o dermatiti e ogni volta che assume il glutine praticamente ha un disturbo molto accentuato di quelli che abbiamo detto, possiamo sospettare la sindrome. Si può anche vedere in qualche soggetto il dosaggio di IgG antigliadina un po' elevato, oppure in qualche caso gli anticorpi IgG4 per il glutine elevati, ma ad oggi non c'è un classico metodo di laboratorio che ci permette di distinguere questa sindrome. È una sindrome che viene spesso diagnosticata solo a livello clinico come sospetto.